Buon pomeriggio a tutti, ci facciamo dei tortiglioni con zucchine e salsiccia. Iniziamo a mettere a bollire l'acqua della pasta e iniziamo a tagliare le nostre zucchine. Taglio le zucchine a metà e ancora a metà. Facciamo un taglio a dadini. Più o meno di queste dimensioni. E le mettiamo da parte. E dopo togliamo la pelle alla salsiccia e la facciamo a pezzettini con le mani. Bene, una volta che abbiamo finito di tagliare le zucchine, iniziamo a preparare anche la salsiccia. Prendiamo un coltello più piccolino, togliamo semplicemente la pelle e facciamo dei piccoli pezzettini in questo modo. Bene, una volta che abbiamo fatto anche a dadini la nostra salsiccia, che l'abbiamo sgranata un pochettino, possiamo andare subito ai nostri fornelli. Mettiamo la padella sul fuoco, la facciamo riscaldare bene, iniziamo a mettere la nostra salsiccia, così senza olio. L'olio ci serve solamente alla fine per dare un po' più di sapore a questo piatto, aggiungendolo crudo sul piatto. È tutta un'altra cosa, un filo di olio crudo. Ok. Diamo una bella brustolita ai nostri bocconcini di salsiccia e dopo aggiungeremo le zucchine. Ricordatevi di mettere da parte un mestolino di acqua di cottura, l'acqua dove farete la pasta, che lo aggiungeremo alla fine per mantecare la pasta. Giriamo ogni tanto, la facciamo colorare bene da tutti i lati. Può andare bene così. Se ce l'abbiamo, aggiungiamo mezzo bicchiere di vino bianco. Aspettiamo un minutino e aggiungiamo le zucchine. Bene, aggiungiamo le nostre zucchine e lasciamo cuocere per 15 minuti. Ci siamo quasi. Iniziamo a saltare la nostra pasta. Due minuti e possiamo servire. Acqua.
un filino di olio d'oliva così, una spolverata di grana. Voi lo potete portare a tavola, chi lo vuole lo userà, però ve lo consiglio. E buona cena a tutti, grazie mille e buona serata. Ciao ragazzi.